non credo allo specchietto retrovisor. Sta accompagnando il travel companions, mi brillano le frecce dall'emozione. Non mi perdi di travel companions. Certo, guarda che a volte leggendo le notizie oppure guardando il telegiornale, non so, a me mi fa vergogna, fa specie. Io ho vergogna a volte di essere appartenente alla razza umana. Ma, sì, pure a me, spesso. Tu credi nella reincarnazione? No. Perché? La reincarnazione? Perché tu ci credi? No. Beh, allora perché ci credi? No. È una cosa impossibile. Però sarebbe bello, va. Ma sarebbe bello. Perché? Sarebbe bello poter scegliere in cosa reincarnarsi. Scegliendo, cioè la prossima vita. Sì, così sì. Bellino. Tu che vorresti essere se potessi scegliere? Un pesce. Un pesce? Un pesce. Un'altra volta. Come un'altra volta? No, dico un'altra volta che tu ritorni a nascere, sceglieresti. Sì, un'altra volta un tra i pesci, sì. Il pesce, sai, è libero, va nel mare dove vuole. Cioè, tu invece? Ma io invece un uccello. Pure l'uccello è bello, però l'uccello già è l'animale più delicato. Perché sai, se si rompe un'ala, l'uccello, non vola più, quindi perde proprio significato la sua vita. E invece il pesce, se si rompe una pinna, che succede? Vabbè, usa l'altra, comunque riesce a nuotare. In circolo? Con una sola pinna? No, che circolo? Con la pinna, poi si aiuta con la coda. Certo, piano piano, ma va dove vuole, insomma, non è vincolato. Comunque a me piace volare, mi piacerebbe essere un uccello, libero, nel mi piace il cielo. Un bel tipo di pesce. Che pesce vuoi essere tu? Ma non lo so, un pesce qualsiasi, in particolare. Cioè. Uno squalo? No, piccolo, un pesce piccolo. Un cecinillo? Cecinillo? No, un po' più grande. Un ceifalo? Ceifalo, no. Questo. Uno scorfano? Un goccio? Ma che. A zuppi pesci? No, un pesce più ricercato, un pesce più particolare. Una spicola? No, un pesce tipo, sai quei pesci, quelli che hanno la lampadina? Questo è bello, in natura. No, non so come dire, c'ha un rametto qua con una lamperina avanti, così può nuotare anche di notte. Vabbè, così io non sono vincolato, di notte posso andare dove voglio. No, tutto. E tu invece che tipo di uccello vorresti essere? Io un albatros. Un gabbiano? Un albatros. È l'albatros, non è un gabbiano? No. E che? Un albatros. Vabbè, perché un albatros? Perché l'albatros c'ha un volo unico, è proprio perché vola sul mare. E adoro il mare, tu sai, c'ho proprio una passione. Ma scusi, se adori il mare, fai il pesce pure tu, con me. Se faccio tutti i pesci. Voglio fare l'uccello. E a me piace volare, voglio fare l'uccello. Okay. Poi dopo, se voglio andare sul mare, vado sul mare. Ma comunque, fondamentalmente, io voglio stare nei cieli a volare. Sì, le solite contraddizioni. Poi come uccello ti lamenti perché a te piacerebbe essere il pesce. Fai direttamente il pesce. Se hai questa occasione, scegli di fare il pesce. Ferdinando, senti, io voglio fare... Lo so perché. Perché? Perché ho detto io che volevo fare il pesce, quindi tu puoi fare un'altra cosa e te la vuoi fare l'uccello. Ma che discorsi assurdi, cioè... Vabbè sì, in fondo se tu non avessi scelto di fare il pesce probabilmente l'avrei scelto io. E poi vorrei sapere come pesce che fastidio ti do. Vedi, tu non è che mi avrei fastidio, anzi tu sei una persona amabilissima, rispettabilissima, però? Intelligente, però sì, un poco superba, un poco superba. Lo sapevo. Io ho tutto, io ho questa cosa, tu non ce l'hai. Ma tu quando mai? Ma chi ha mai fatto queste cose? Io già mi immagino, tutti e due pesci, tu vieni da me. Ehi pesciolino, Luchino amico mio, ci facciamo una nuotata? Ma è notte, tu non c'hai la lampadina, vabbè vieni appresso a me, usiamo la lampadina mia, Ferdinando, tu così sì. Assurdo Luca, comunque a proposito di volare, di navigare, qua ci siamo persi, qua non è dove dovevamo andare. Cioè, mi fermo qua, io. No, mi metti il navigatore, imposta la... Non ce l'ho il navigatore, Ferdinando, mi non ce l'ha il navigatore? No. Vabbè, usiamo il mio, sono smartphone. Li ho visti sì, chiedevano per andare dove andare, per dove dobbiamo andare. Gli dico difficile.